Ciao, sono Manuela, ancora una volta vi do il benvenuto a Casa Officine. Oggi faremo un'attività dedicata ai bambini, è legata al monastero dei Benedettini e soprattutto ai suoi monaci, ai monaci benedettini. Sapete, bambini, i monaci erano degli abilissimi e instancabili amanuensi, ciò vuol dire che ricopiavano a mano i testi antichi. Ad un certo punto, nel periodo medievale, in Europa, si sviluppò l'arte della legatoria. I singoli fogli scritti a mano, prevalentemente fogli di pergamena, vengono messi insieme, vengono rilegati, ricuciti insieme per creare un libro. E oggi, insieme a voi, creerò proprio un libricino, creeremo il nostro piccolo taccuino con materiale facilmente reperibile a casa. E adesso iniziamo il nostro lavoro. Come vi dicevo, per creare il nostro libricino ho utilizzato del materiale reperito facilmente a casa. Per creare i nostri fogliettini ho utilizzato delle comunissime buste della frutta di carta e io ho deciso di realizzare un fogliettino di queste dimensioni, quindi per fare un piccolo libricino, un piccolo taccuino. Bisogna avere 12 fogliettini così. 12 fogli da dividere in 4 gruppi da 3. Io già ho fatto i miei gruppetti e 1, 2 e 3 li devo piegare esattamente a metà. Piego il primo fascicoletto, piego il secondo, il terzo esattamente a metà e me li metto da parte. Così faccio anche con il quarto fascicoletto. Adesso sono fatti. Li devo rilegare, li devo mettere insieme e per fare questo mi farò aiutare da ago e filo. Mi raccomando, quando usate l'ago, fatevi aiutare dalle vostre mamme. Io prendo il mio ago con il filo già pronto, ho fatto un nodo all'estremità e adesso vado a rilegare i miei fascicoletti. Vado col primo. Dalla parte esterna inizio a infilzare l'ago. Vado verso l'interno e all'interno si deve creare un'imbastitura di un centimetro e mezzo e ritorno verso l'esterno. Non taglio ancora il filo, lo lascio così lungo perché mi serve per legare il secondo fascicoletto con lo stesso procedimento. Vado dall'esterno con l'ago verso l'interno e con la mia solita imbastitura interna ritorno fuori e così mi leggo il terzo fascicoletto, sempre dall'esterno, lo metto qui e vado come ho fatto con gli altri due. E adesso mi leggo l'ultimo fascicoletto. E ci siamo quasi. E ritorno verso l'esterno. Non devo ancora tagliare il filo perché mi servirà per dare un'ulteriore legatura ai fascicoli. Vado tra le fessurine, tra uno e l'altro, e vado a creare dei veri e propri nodi, li collego ancora uno con l'altro e adesso fisso ancora di più, così facendo. A questo punto posso anche tagliare il mio filo anche qui con le forbici, mi raccomando di farsi aiutare dalle mamme. Adesso ho il mio libricino e i miei fascicoletti rilegati, mi serve una copertina. Io già ne ho preparati due, anche qui con del materiale che ho trovato facilmente a casa. Un primo libricino, per un primo libricino per la copertina ho utilizzato questa stoffa. Per un altro libricino invece ho utilizzato del cartone.
reperito da una comunissima scatola per le merendine. La copertina col cartone ci permette anche di decorarla, di personalizzarla. Io da una parte ho fatto un disegnino, dall'altra invece ho scritto il mio nome. E questo terzo libricino, quello fatto insieme a voi, questo terzo libricino farà una copertina fatta con un pezzetto di stoffa di jeans. Quindi vado a mettere la colla all'estremità dei fascicoletti con un'insieme colla vinilica, con un pennello, ne serve pochissima. Li riempio tutti così, da una parte e anche dall'altra. Adesso prendo la stoffa, l'appoggio, metto esattamente al centro il mio libricino e chiudo. Un po' di pressione sul libricino, pochissima pazienza, ed è quasi pronto. Ecco il mio libricino con la copertina di jeans. Adesso che il nostro libricino è pronto, possiamo scriverci dentro ciò che vogliamo. Io credo che scriverò i desideri da realizzare quando tutto questo sarà passato. Adesso vi auguro buona giornata, spero di vedervi tutti prestissimo. Ciao!